Boschi Appendino tutte le pressioni sulle città. Questo dimostra appunto l'importanza della scadenza elettorale, che ne dica Renzi. E Adriano Celentano, è la capitale al voto, la lupa dei romani, un intervento del cantante. Nella scatola alta il è obbligato anche qui dover parlare della strage di Orlando, il buio dopo la strage, lite Trump, Obama e flop dell'FBI, due ragazzi afroamericani, simboli di ogni occidente. È la foto dell'abbraccio dei due ragazzi americani che ha fatto un po' il giro del mondo. Vauro, una vignetta molto esemplificativa, Orlando e la bandiera della pace con il rosso che cola esattamente come una chiazza di sangue sugli altri colori della bandiera della pace. Bene, è tutto per il momento, noi chiudiamo qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa, ancora un po' di pausa musicale, poi tra pochi minuti il servizio che vi abbiamo annunciato di Radio Articolo 1 sul un sacco di legalità, hashtag un sacco di legalità, un'iniziativa appunto che parla di questo mercato dei sacchetti della spesa, dei sacchi della spesa che in parte è in mano alla criminalità, quindi un'opera di sensibilizzazione importante proprio per quanto riguarda il mondo del commercio. A fra poco.
Le 11:31 minuti, Stefano Milani al microfono, Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia. Benvenuti ad LS, lo spazio della società civile, qui in diretta su Radio Articolo 1, a Roma sui 103-300 in FM. Redazione @radioarticolo1.it è la nostra mail, il telefono invece è lo 06400 433 76. Vi ricordo anche che potete seguirci anche sui social. Oggi ad LS parliamo di semplici gesti di legalità, perché è facile non vedere, ci sono cose che non notiamo, che sfuggono alla nostra attenzione, spesso sono le cose più semplici, anche legate alla nostra quotidianità, come il fare la spesa e chiedere ad esempio in cassa un sacchetto per mettere via i vari prodotti acquistati. Spesso quello shopper che sembra uguale a tutti gli altri in realtà è illegale ed è il frutto del lavoro della criminalità organizzata che in Italia controlla gran parte del mercato dei sacchetti, imponendo appunto quelli illegali nei servizi commerciali al dettaglio oppure nei mercati rionali. Una questione molto seria e anche molto preoccupante, perché la diffusione e la circolazione di queste buste spacciate per biodegradabili fa male all'economia sana del nostro paese, alimenta il ciclo dell'illegalità, causa gravi danni all'ambiente e soprattutto rischia di vanificare quanto realizzato fino ad oggi dalla legge italiana proprio sui bioshopper, una legge innovativa e straordinaria che è diventata anche esempio un po' in tutta Europa. Per denunciare il racket dei sacchetti illegali, Legambiente ha lanciato la campagna Un Sacco Giusto, testimonial d'eccezione Fortunato Cerlino, alias Pietro Savastano, il boss della serie TV Gomorra, che ha prestato la sua immagine per un cortometraggio di denuncia su questo nuovo business della criminalità organizzata. Da qualche giorno e per tutto il mese di giugno questo video è diffuso sul web, sui canali Sky e per il sociale, e anche in oltre 250 sale cinematografiche in tutta Italia. Per chi non lo avesse ancora visto ed ascoltato, noi ve lo facciamo vedere e ascoltare. Cosa c'è da guardare? Non hai mai visto uno come me che fa la spesa? Beh, in realtà sono tante le cose che non hai mai visto. Tipo? Un sacchetto. Sì, un sacchetto come questo. Entri in un negozio, fai la spesa, lo riempi, lo porti a casa. Sì, questo lo hai visto. Quello che non hai mai visto è che dietro un sacchetto come questo potrebbe nascondersi la criminalità organizzata, che in Italia controlla gran parte del mercato dei sacchetti. E non soltanto al sud. Commercianti costretti a comprare sacchetti dalla malavita, sacchetti illegali, spesso non compostabili. Ora, se non hai mai visto questo, come fai a cambiare le cose? Perché si possono cambiare. Come ha fatto COP21, due ragazzi che hanno fondato una cooperativa che produce buste compostabili, legali, certificate, e che sta sfidando il racket. Perché? Per onorare la memoria dei loro padri, uccisi dalla stessa malavita che ora cercano di combattere. Hai visto? Per cambiare le cose basterebbe starci attenti, informarsi, scegliere prodotti virtuosi, fare la propria parte. Ah, ma io già sto attento. Stai pensando questo, vero? Stai attento a tutto. E rivediamo tutto da un'altra angolazione. Cosa c'è da guardare? Non hai mai visto uno come me che fa la spesa? Beh, in realtà sono tante le cose che non hai mai visto. Tipo? Un sacchetto. Sì, un sacchetto come questo. Entri in un negozio, fai la spesa, lo riempi, lo porti a casa. Sì, questo lo hai visto. Quello che non hai mai visto è che dietro un sacchetto come questo potrebbe nascondersi la criminalità organizzata, che in Italia controlla gran parte del mercato dei sacchetti. E non soltanto al sud. Commercianti costretti a comprare sacchetti dalla malavita, sacchetti illegali, spesso non compostabili. Ora, se non hai mai visto questo, come fai a cambiare le cose? Perché si possono cambiare. Come ha fatto COP21, due ragazzi che hanno fondato una cooperativa che produce buste compostabili, legali, certificate, e che sta sfidando il racket. Perché? Per onorare la memoria dei loro padri, uccisi dalla stessa malavita che ora cercano di combattere. Hai visto ora? È facile non vedere. Stiamoci attenti.
E attraverso questo messaggio la campagna vuole invitare appunto tutti a guardare oltre e dietro le semplici cose, stare attenti a quello che può esserci appunto dietro un semplice sacchetto e ad accorgersi di come è fatto. Come dice Cerlini alla fine proprio del video, è facile non vedere, dunque stiamoci attenti. Abbiamo detto, questa è una campagna promossa da Legambiente. Noi al telefono abbiamo il direttore scientifico di Legambiente, Giorgio Zampetti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo visto questo video molto bello, molto, molto evocativo. Busta per fare la spesa, criminalità organizzata. Sembra un connubio, un binomio forzato ed invece no, non è affatto così. Cosa nasconde dietro? Ah sì, la campagna Un Sacco Giusto nasce purtroppo proprio da questo collegamento. Tra l'altro è un collegamento noto, insomma, diciamo, l'esperienza che portiamo avanti insieme alla campagna Un Sacco Giusto, i nostri compagni di avventura, appunto la cooperativa COP21, che purtroppo è stata fondata da ragazzi che hanno vissuto sulla propria pelle, diciamo, questo collegamento. Ed è un'attività che ancora oggi continua a minacciare quello che è il mercato virtuoso, il mercato legale che dovrebbe essere dietro i sacchetti, i nuovi sacchetti compostabili obbligatori nel nostro paese, ma che ancora oggi fa fatica a prendere piede. Perché c'è una legge italiana, no? È vero, c'è una legge anche molto innovativa, cioè che dovrebbe essere in qualche modo il faro per tutta l'Europa, che non viene rispettata a questo punto. Sì, i dati, e poi arrivo anche al primato, per una volta al primato italiano, i dati sono dati eclatanti, 40.000 tonnellate di plastica che sono in circolazione sono considerati illegali, 160 milioni di euro perso dalla filiera legale dei sacchetti compostabili per colpa di questi illeciti, 30 milioni di euro di evasione fiscale connessi al fatto che vengano ancora commercializzati i sacchetti che non rispondono ai requisiti e 50 milioni di euro in più di costi di smaltimento. Soltanto quattro numeri, ma danno bene l'idea di quello che c'è dietro a questo mercato. E l'Italia per una volta era stata la prima, nel senso che con la legge finanziaria del 2007 era stato inserito questo bando con il divieto di commercializzare i sacchetti di plastica per la spesa alimentare che non fossero compostabili. Questo divieto è entrato in vigore nel 2012, quindi sono già 4 anni che questo divieto è in vigore. Nel 2014 finalmente, perché purtroppo servono anche quelle, sono arrivate le sanzioni. Ancora oggi continuiamo ad assistere in tantissimi punti vendita, tantissimi mercati, all'utilizzo di sacchetti che ancora non rispondono a questi requisiti. Allora, questo è il dato di partenza. Questo è il dato assolutamente di partenza. Abbiamo detto che questa campagna ovviamente punta a sensibilizzare i cittadini consumatori, no? Ed è stata proprio pensata per chiamare all'azione anche i singoli cittadini che sul sito www.legambiente.it/unsaccogiusto potranno anche in qualche modo segnalare, no, le illegalità e gli esercizi dove vengono usati shopper taroccati, cioè una sorta appunto di sentinelle in giro per l'Italia. Sì, l'indirizzo mail è unsaccogiusto@legambiente.it, a cui già oggi, a pochi giorni dalla presentazione della campagna, sono arrivate decine di mail di persone, di consumatori che si stanno facendo sentinelle sui territori, perché